sacco di godini. Ciao ragazzi, bentornati su Climax. Il video comincia di notte e qui vedete due luci, adesso si avvicineranno ed eccoli qui. Bentornati su Climax ragazzi. Allora ragazzi, nuova avventura, nuovo video, un video un po' particolare, mirato a un tipo di pesca in particolare. Adesso ormai abbiamo già calato le canne, abbiamo già giù gli inneschi, è già partito un pesce, adesso vi faremo vedere qualche immagine e poi mangiamo. E c'è anche un ottimo sound da disco pesante là sotto. Esatto, e poi ovviamente ragazzi vi spiegheremo ovviamente quello che abbiamo fatto, come ci stiamo pescando, come ci stiamo approcciando. Il video inizia, buona visione. Ciao! Dalle informazioni che avevo, questa cava ultimamente ci sono parecchi pesci di disturbo e con loro anche parecchie tartarughe che danno fastidio. Su questa canna qui, tra l'altro la prima partenza che faccio, ho montato delle tiger bilanciate e ho calato la canna vicino a un albero sommerso sotto riva. Adesso gli stiamo andando incontro in sottoriva opposto, ovviamente. Dobbiamo essere veloci nell' incontro perché in mezzo alla cava troviamo degli ostacoli, quindi dobbiamo essere veloci a passarli. La sento e ci siamo quasi sopra. Primo pesce a guadino, non è grossa ma per cominciare è una bella regina. Sì! Dunque la starà slamando ragazzi in acqua, visto che non è molto grande, e puntiamo a prendere esemplari un po' più grossi. Innesco con le tiger bilanciate, ovviamente montate sul mio spinner rig, terminale preferito, e appunto con successo. Adesso la molliamo subito, visto che abbiamo solo una notte a disposizione, e andiamo a catturare altre carpe. Allora ragazzi, adesso, visto che l'abbiamo rilasciata, ovviamente l'andiamo già a ricalare, quindi Luca adesso andrà già a ricalare la canna. Sì. Visto che l'innesco è in ottima condizione, quanto pare. Come dicevo prima, visto che abbiamo solo una notte a disposizione, un gommone con me ho anche il secchio della pastura, così in caso stanotte dovesse partire qualche pesce, come abbiamo appena fatto, lo posso rilasciare e ricalare immediatamente la canna se il mio innesco è ancora in buone condizioni. Adesso è un po' buio, ma cercheremo di fargli vedere la calata. Bene ragazzi, allora sulla canna sul sottoriva
anche con un certo piacere, perché non se ne vedono tante, una bella tinca, piccolina ancora, però veramente bella. Sono sempre belle questi pesci qua, sono sempre belli veramente. Ha gradito l'esca e adesso vado a rilasciarla subito. Rompala. Questa volta combi rig, una boilless bilanciata, un ramo white gape e una lamatta, credo perfetto, potrei dire perfetta. Da poco è arrivato il buio e il primo pesce si è fatto vedere. La prima specchi della sessione, un pesce non enorme, ma sicuramente questa notte ne prenderò ancora. Questa volta l'ho catturata con un combi rig, non sottosponda ma in centro lago, con l'eco scandaglio. Ho trovato un punto che mi sembrava abbastanza pulito e con la canna e facendo del plumbing, infatti il fondale mi sembrava abbastanza duro. Una boilies bilanciata 20 mm e questa piccola specchi è venuta a trovarci. Tremata. Beh ragazzi, domani mattina ve lo mostreremo meglio. Questo è il catamarano di Luca. Gommone un po' particolare, ma molto molto stabile. A posto? Che faro! Anche il motore non è come il vostro. Io non ho avanti e indietro. Ah no? No. Dai destra o sinistra? No, guarda. Così va in retro. Per andare avanti. E ciao ciao! Ciao! E Luca sparisce. Luca si è salvato sul ecoscandaglio la posizione e adesso la sta raggiungendo. E noi adesso gli tagliamo i fili della canne. Lanciami la fune che ti brindo. Ok. Allora ragazzi,
sto preparando qualche rig per stanotte, appunto, nell'eventualità che parta una canna. Ovviamente andrò a ricalare, ma mi tengo già i rig pronti. Allora, spinner rig semplicissimo, vado a metterci una bella boilers, questo è il Mix Climax, i residui che ci sono rimasti, e voilà, amo Kamakura ovviamente perché non voglio perdere niente stanotte, e i floss caps qua, vado a chiudere tranquillamente il mio innesco così almeno sono sicuro di non perdere niente. Ok, tac, devo farlo entrare nella guaina, ragazzi. Ok, così non ho bisogno dello stopperino in questo caso. Tac, e voilà, sezione di boom. Ho crimpato, ovviamente non uso una pop up questa volta, ma una fondante. Sapete che non ci piace usare lo spinner rig anche sulle fondanti, e questo è il mio innesco. Bene, adesso vado a prendermi un altro terminale, questa volta con un omino di neve. Devo stare attento a non pungermi tra tutti questi anni. No, non questo, ma... No, niente, non ce l'ho pronto, quindi me lo devo fare a questo punto. Anzi no, tolgo la bait screw e metto una girellina, in modo che poi vado a posizionare il mio omino di neve bilanciato e sono a posto, quindi... Devo fare sta piccola modifica, ragazzi. Ok ragazzi, e questo sarà il mio innesco bilanciato, ovviamente tutto wrappato perché mi è capitato di prendere prima una tartaruga e sono veramente grosse, ma tanto grosse. Bene, diciamo che io per stanotte, nell'eventualità che partano le canne, sono già pronto, quindi mi porterò i rig dietro in gommone in modo da ricalare subito. Bene. Perfetto, e siamo a posto questa notte. Cree all'opera, anche lui si sta preparando i rig per un'eventuale partenza, sì, notturna. Più che altro perché poi quando parte, se parte di notte, non so quanto lucidi siamo per preparare tutto, sì, quindi meglio avere tutto sotto effettivamente controllo. È meglio prepararsi tutto prima in maniera che poi perlomeno siamo già organizzati. Sì, perché può succedere tutto e niente. Il bello della pesca, attimi di niente e attimi di panico. Cosa stai facendo? Mettendo un detangle. Vabbè. E adesso che rigusi? Che rigusi? Combi? Combi. Domani spiego bene. Combi pronti. Come sto pescando io. Pezzone di combi pronti. Adesso basta solo che faccio passare sull'asola. Abbiamo già fatto vedere questo. Sì, sì. Lo ovvio. Sanno già. Solo che è un metodo veloce. Sicuramente. Qui come noi a poco tempo. Ami? Clor. Voilà, combi pronto. Ami il clor, ormai il clor è diventato il mio amo. Bene ragazzi, è mezzanotte quasi. Adesso ci si prepara per andare a letto.
Buongiorno ragazzi. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. E c'è il sole, quindi già una bella cosa. Noi siamo ancora un po' intontiti. Esatto. Perché ci siamo svegliati molto presto questa mattina per ricalare le canne. Sì, perché ieri sera comunque... Allora, intanto per noi è la prima volta che peschiamo col gommone, quindi... stiamo imparando. Diciamo che è la nostra prima esperienza. Esatto, esatto. Noi siamo già venuti qui una volta senza pescare, solo con il gommone, giusto per prendere confidenza, fare un giro e quant'altro, e, giusto per capire un po' anche come funziona, perché ragazzi c'è una prima volta per tutti, quindi questa diciamo che è la vera prima volta in pesca, motivo quindi... per cui ragazzi abbiamo deciso di chiedere al nostro amico Luca di venire a farci compagnia. Non è molto il tempo ovviamente che staremo qui, più del solito, perché ci siamo fatti una notte, più staremo qui oggi credo fino all'una alle due, quindi proprio per parlare della pesca col gommone. Esatto, esatto. Perché? Perché non è proprio così semplice, ci sono molti accorgimenti da tenere in considerazione, noi non essendo esperti, non potendo parlare appunto e dare consigli, abbiamo chiesto a Luca apposta di venire un attimo qui e oltre che a dare qualche consiglio a noi, spiegare veramente, vista la sua esperienza ormai da anni nell'utilizzo del gommone, chi meglio di lui poteva darci una mano? Visto che lui pesca molto, esatto, col gommone, quindi esatto. Abbiamo deciso, dai Luca vieni a fare un giro con noi, così ci siamo organizzati insomma e siamo qui. Quindi ragazzi, ieri sera abbiamo calato le canne un po' alla... Carlona, perché dobbiamo prendere, come detto, confidenza anche noi, quindi ieri sera abbiamo montato il campo, siamo usciti in gobone, siamo andati a vedere quelli che potevano essere gli spot, abbiamo fatto degli accorgimenti per ricordarci dove calare le canne, quindi... Luca nel frattempo ha già preso qualche pesce, noi questa mattina ci siamo rimessi in pesca, secondo noi questa mattina bene, perché esatto, questa esatto. mattina abbiamo calato un po' meglio, abbiamo pastorato un po' di più, abbiamo diciamo dedicato un po' più di attenzione rispetto a ieri sera, esatto. Che l'abbiamo fatto anche veloce perché avevamo paura che poi scendesse il buio, quindi ragazzi adesso seguirà nel dettaglio una serie di contenuti dove andremo un po' a parlare con Luca della pesca col gommone. Esatto, esatto. Bene. Allora ragazzi, prima di andare a vedere Luca che gommone ha, cioè, facciamo un po' di chiacchiere con lui. Vi faccio vedere un attimo il contenuto di questa borsetta, che è una borsetta che resta fissa sul gommone. Che cosa abbiamo dentro? Allora, una piccola compact dove dentro abbiamo messo tutto quello che riguarda la, il gommone, ovvero la chiave per smontare l'elica, eventualmente se si fa su la treccia, quindi anche se siamo fuori, invece che tornare a remi, possiamo un attimo alzare il motore, smontare un attimo l'elica e pulire dalla treccia o dalle alghe che si sono incastrate bloccando l'elica. Semplicissimo. Dopodiché una pinza, giusto per averla, che non si sa mai, perché anche ieri sera mi è capitato di attaccare una tartaruga e hanno un becco non indifferente, quindi ho detto teniamola dietro, che se vado là e c'è una tartaruga da chilo, perlomeno non ci metto le mani dentro. Dopodiché, pesca col gommone, che cosa si usa generalmente nella pesca col gommone? Si usano i vari segnalini, ok? Dove ci danno la posizione esatta di dove abbiamo pasturato e calato la volta prima, dopo che siamo andati a inguadinare magari il pesce che abbiamo preso, ok? Quindi torniamo sullo spot che abbiamo scelto e questo qua è formato semplicemente da un piombo che cade in acqua, lui si srotola velocemente e appunto resta galleggiante in modo da farci vedere quello che era il nostro spot. Non li abbiamo usati però, vi spiego perché non li abbiamo usati, perché essendo con quattro canne dall'altra parte e avendone solo due, ho detto piuttosto che investire su altri due segnalini che magari di notte non si riescono tanto a vedere, che cosa ho fatto? Mi è venuto in mente di utilizzare delle Mega Starlight, ok, che sono quelle tipo uso militare che hanno i navicilli militari per fare luce, ovviamente non sono proprio quelle, però sono delle belle Starlight che una volta aperte sono di questa dimensione qua, ok, vengono già fornite col cordino, ma le trovate semplicemente sui vari market che ci sono famosissimi, ok.
queste qua si spezzano, fanno luce. Che cosa abbiamo fatto? Ne abbiamo attaccate una per ogni canna sullo spot che abbiamo scelto, dove ai rami che venivano fuori della sponda opposta. Ovviamente adesso, prima di andare via, le andiamo a raccogliere perché non si lasciano là attaccate, ma dalla riva noi vedevamo esattamente tutte e quattro le Mega Starlight che avevamo attaccato sulla sponda opposta. Quindi anche per una questione che, essendo alle prime armi, è inutile negarlo, una volta che fosse partito il pesce, appunto, sapevamo benissimo a quale, su quale canna era partito, verso quale Starlight dovevamo dirigerci per andare incontro al pesce, perché erano visibilissime ad una distanza di 140 metri, che è la distanza tra questa sponda e l'altra. Quindi mi è venuto in mente di comprare queste Starlight qua, che potevamo anche tranquillamente con una fascetta legare al segnalino, ok? Ma per non avere in acqua a questo punto fili anche che potevano andare a incastrarsi con la nostra treccia, abbiamo preferito questa soluzione, e credetemi che è veramente efficace. Ripeto, adesso andiamo, facciamo il giro, le raccogliamo, perché ovviamente non servono più di giorno, ma per tutta la notte ci hanno veramente aiutato, perché siamo anche usciti poi per andare a controllare gli inneschi a un certo punto, e era molto più facile. Quindi una piccola chicca, stupida, però funzionale. Basta, quindi questa piccola borsa qui la teniamo sempre sempre sul gommone, tanto è piccolina, è una borsa del cavolo, io ho questa arancione, fatalità, sembra molto da sicurezza, e basta. Quindi oltre ai salvagenti dentro il gommone, sapete che noi terremo questa borsetta qua che ci viene incontro, appunto ci si può mettere anche magari i rig di riserva dentro un'altra compact, in modo che se andiamo là, vediamo che si slama il pesce o altre cose, l'amo è spuntato, si può cambiare al momento il rig e, visto che siamo là, ricalare la canna. Basta, questo è il piccolo accorgimento. Direi che adesso possiamo passare a Luca, che ci spiegherà un po' quello che è la sua attrezzatura a livello di gommone, e ci facciamo dire qualche dritto, ok? Perché ieri ce ne ha dette qualcuna noi, ma adesso le vogliamo portare anche a voi. Bene, andiamo da Luca. Allora vi faccio vedere come si muove Luca. Cerchiamo sempre di tenere il filo in tensione. Praticamente tu metti il motore che va via a una velocità costante e recuperi, vai verso il pesce. Esattamente. Che stiamo andando verso il pesce. Visto che comunque molte volte mi capita di essere da solo, diciamo che ho settato il gommone a mio piacimento, Beh, ovvio. Adesso manca poco, stiamo arrivando sopra. Il pesce ci sta venendo un po' incontro. Presa. Una volta che ho catturato la carpa e l'ho messa nel guadino, io la slamo, così la metto in sicurezza. A volte la porto a riva e ci faccio le foto di rito, altre volte, come questo caso, essendo una carpa molto piccola, la rilascio. Adesso la mollo e poi andiamo assieme a calare la canna. Ciao. Allora, adesso stiamo andando verso lo spot. Qui a Bagaggiolo, come già vi abbiamo anticipato, più o meno verso tre quarti di cava c'è un po' di sporco, quindi pescare dall'altra parte della cava, diciamo che sarebbe un po' la strategia da prendere.
ovviamente può andare bene, può andare anche male. Quindi Luca adesso, per esempio, tra questa notte, diciamo, e questa mattina ha trovato veramente un buon spot, e adesso vi portiamo a vedere lo spot e vi spiegherà il perché ha scelto questo spot. Luca, perché ci porti in mezzo ai rami? Aspetta ragazzi, voglio fargli vedere dove sta calando. A 1,5 metri, 2 da queste rame, ragazzi. Allora, ieri sera, quando sono venuto qui nel sotto riva per trovare un punto dove calare, subito mi è saltato all'occhio quest'albero. Attenzione, non è un albero in acqua caduto, ma ha solo i primi rami a pelo d'acqua. Quindi, facendo del plumbing, ho cercato di accertarmi che sotto non ci fossero appunto dei rami dove le carpe si potessero incagliare. Sulle varie partenze che ho fatto, nemmeno una ha provato ad entrarci, anzi alcuna ha provato anche ad andare nel centro lago. Ora ho calato, ci pasturo qualche pallina. Ok, ieri sera al contrario invece ho dato una bella pasturata, molto ampia, perché volevo crearmi uno spot, una zona di pesca. Nel momento in cui le canne hanno cominciato a partire, ho cercato di restringere sempre di più. Questo sembra che stia pagando, infatti anche stamattina le partenze non sono affatto mancate. Io quando torno in postazione non uso la frizione nel mulinello, ma preferisco aprire l'archetto e accompagnare con una mano il filo. Questo perché, soprattutto se si ha bava, è molto facile che con la frizione, una volta, due volte, tre volte, si arricci tutta. Invece in questo modo resta sempre comunque nuova e non si rovina mai. Abbiamo preso un gommone di marca nota, diciamo. Abbiamo preso un gommone, un tender normalissimo, dovrebbe essere da mare questo qui, della Masotti. È un 2,30 m. E allora, cosa abbiamo fatto con il gommone? Abbiamo preso ovviamente anche il motore. Abbiamo preso un motore da 46 libbre, perché comunque in due nel gommone pesiamo, quindi abbiamo preferito prendere un motore un pochino più, un po' più grosso. E l'unica cosa che non abbiamo ancora preso, che ce l'hanno appunto prestata, è la batteria, perché la batteria è importante avere una batteria buona che dia durata, altrimenti le batterie, anche quelle delle macchine, durano poco. Quindi momentaneamente ce la siamo fatta prestare. E allora, gommone, remi ragazzi sempre a bordo per ogni evenienza, mi raccomando. Poi questi ragazzi sono importantissimi, i salvagenti. Noi abbiamo preso dei salvagenti alla Decathlon, ok? Sono della Tribord, non costano tanto ragazzi, vi salvano la vita, preambolo fatto, e lo sappiamo tutti, questi vanno indossati. Veloce, tac, si mette così, messo e siamo a posto. Questo di tutto hanno anche il gas, quindi
ogni tanto va cambiata la bombola, due o tre anni e via. Questi ovviamente noi li lasciamo nel gommone. Un eco scandaglio, abbiamo preferito non avere il dipper più che altro perché non volevamo avere il dipper che girava così con il gommone, quindi un eco scandaglio non è uno dei migliori. Ho fatto io una staffa per sostenerlo, ok? E sopra ci ho messo un road rest per mettere la canna poi quando torniamo indietro. Basta ragazzi, qui c'è un attacco per una GoPro ovviamente, e l'altra cosa che abbiamo preso è questa boa, non so se si vede. Allora, a dire la verità ci stiamo accorgendo già in questa sessione che sarebbe più comodo averne due, perché come in questi casi se ne accoriamo una lì e una lì il gommone sta fermo, altrimenti così è un po' diciamo ballerino andare fuori, ecco. Quindi diciamo che prossimamente sicuramente ne acquisteremo un'altra. Ma ragazzi, abbiamo fatto un, non so se si vede Max, un fondo, un pavimento in legno. Aspetta Gri che sei andato fuori inquadratura adesso. No, eccoti qua, ok, qui. Allora, dopo lo facciamo vedere bene. Abbiamo fatto un pavimento in compensato marino perché innanzitutto le batterie pesano. Questo gommone qui sotto ha le stecche, le classiche stecche, perché io nel gommone voglio stare in piedi, quindi voglio che sia solido, voglio che sia affidabile, e di conseguenza come state vedendo sono tranquillamente a mio agio. Quindi ragazzi, detto questo, questo è il nostro gommone che ci accompagnerà per le prossime sessioni, speriamo, e basta, speriamo appunto di riuscire a catturare qualcosa. Allora ragazzi, parliamo un attimo di quello che è la nostra pasturazione. Abbiamo deciso di pasturare con boilless al pesce ovviamente, quindi un fish meal fatto per la pasturazione. Per caricarle un attimino di più andiamo a buttarci il solito Smart Liquid al pesce, quindi lo spruzziamo sopra. Una bella mescolata, buon profumo. Questo è il risultato, sono belle cariche, attrattive. Adesso quando andiamo a calare i nostri inneschi, due o tre palettate appunto intorno all'innesco e una palettata proprio sull'innesco, in modo da non calare proprio tutte le boilers sopra l'innesco, ma far sì che ci sia un buon tappeto sparso vicino al nostro rig, in modo da innanzitutto magari non creare proprio sospetto che ci sia solo lì cibo, ma anche nelle vicinanze, e soprattutto perché se entra un branco di carpe appunto ha un po' da mangiare, quindi se arrivano 5-6 carpe possono gruffolare tranquillamente su tutto quello che è lo spot un po' più ampio e non solo la classica chiamiamola pozzanghera di boilers, come può essere quella che è la pesca col sacchettino in PVA. Ok ragazzi, allora ci stiamo andando incontro ovviamente. Speriamo sia un bel pesce. Speriamo, dai. Altrimenti ragazzi va bene anche così. Per la prima volta è una bella esperienza, bisogna accontentarsi. Ti auguro a tutti, perché è bellissimo pescare dal gommone. Come vedete bisogna recuperare e nel frattempo cercare di andare verso il pesce, l'obiettivo, verso l'obiettivo. Però i motori vanno da soli, quindi
era bella in fondo. Più o meno, ragazzi, la distanza che stiamo pescando tutti è sui 200 metri. Dovremmo esserci quasi. Dovremmo esserci. Ok. Com'è, Cri? Vediamo. Tira? Vediamo. Spenti il motore. Dovremmo esserci. Un'altra resina. Resina che per l'ennesima volta qui, ragazzi, non mi tradisce mai. Il mio innesco bilanciato omino di neve Essential EV. Aspetta che la porto di qui. Eccola qua. E ragazzi, in comune l'utilità di un guadino corto si vede. Ragazzi, addio, riprese turbolente, te lo dico, Cri, devo prendere mano. Sicuramente non è un combattimento come da diva, però molto bello, ragazzi. Bene, le wrap hanno fatto il loro lavoro. Senza l'ID? Sì. Essenza l'ID. Bene, adesso la portiamo a riva e facciamo vedere questo bel pesce. Bene, ragazzi, adesso torniamo a riva. Max sta tenendo il pesce, ovviamente, a guadino, slamato. È sempre meglio slamarli se si riesce. Ce l'hanno consigliato tutti, perché ovviamente la carpa, ovviamente non avendo l'amo, correndo con il gomone non rischiamo di procurargli del male, insomma, alla bocca. Quindi, se possibile, le slamiamo dal gomone e poi le facciamo vedere alla riva. Bene, a tra poco. Allora, questa è la mia prima regina a bagagiolo, perché finora abbiamo sempre preso solo specchi. E la mia prima regina a bagagiolo con il gomone. Un attimo. Eccola qua, ragazzi, una bella regina di bagagiolo, sana, in forma. Ha mangiato sul mio rig preferito, omino di neve senza DB, tippato con il pineapple. Bene, ragazzi, sono molto contento di aver preso questo pesce qui, perché dà una certa soddisfazione tutto il lavoro con il gommone, il fatto di calare, andare a prendere il pesce, fare tutto il combattimento in gommone. È veramente una cosa molto molto bella, quindi adesso la rilascio. Grazie, Luca.
ragazzi, finché aspettiamo, sto preparando ancora un po' di wrap sulle voglie. Ora sono le wrap, sono queste qui. Sono delle guaine termorestringenti di tre misure, adesso vi faccio vedere. Servono per, praticamente vanno applicate sopra le boilers per far sì che tartarughe e come si chiamano gli altri? I gamberi vadino a diciamo mangiare l'innesco, a rovinarlo, e tenendoci ovviamente fuori pesca. Come vanno applicate le boilers? Allora, ci sono, ripeto, tre misure: la small, la medium e la large. La small vi prende inneschi dall'8 al 12 mm, la medium prende dal 13 al 22 e la large dal 23 al 32. Allora, è possibile fare anche... Sì, occhio qui che c'è il vapore che sì, ti punta l'occhio. È possibile fare anche pomini di nevi, inneschi singoli, adesso vi faccio vedere. Prendiamo per esempio il rig, l'innesco che sto utilizzando io, ovvero una due boilers sbilanciate 20-15 dell'essenza libita. Come le preparo con le wrap? Allora, prendo la wrap, quella medium. Wrap. Prendo il mio innesco, ovviamente, che voglio applicare. Posso fare questo singolo e questo singolo, oppure posso anche attaccarle assieme. Adesso vi faccio vedere come. Prendo l'innesco e lo presento come poi dovrò presentarlo sul rig. Un attimo che lo prendo più centrale. Eccolo qua. Mi faccio una misura, che è questa qui, e taglio la wrap. Occhio al vapore, qui ci sono, prima che ti bruci. Poi va aperta, eccola qua, e ci mettiamo il nostro innesco in questa maniera. Un attimo ragazzi, perché sono un po' dure, basta solo trovare il modo. L'avevo trovato, eccolo qua, così, ecco qua. Presento in questa maniera il mio innesco. Poi, con l'utilizzo di una tegliera o del vapore, vado a stringerlo. E ho fatto così. Oppure innesco singolo. Allora, prendo sempre la wrap. Andiamo ad aprire come prima. E diamo una passata prima in questo senso e poi nell'altro, così andiamo a coprirla interamente. Stessa cosa per l'omino di neve. Esattamente. E le vostre palline saranno protette. Vienimi vicino qui. Perfetto. Gamberi, tartarughe. Perfetto. Tutto ciò che non è carpa. Fuoco.
Allora Luca, parlaci un po' del tuo gommone, di quello che c'è dentro il tuo gommone, e poi vediamo un attimo alcuni dettagli sulla pesca col gommone. Quindi partirei dalla macchina. Che gommone è sto qua? Perché è molto diverso dal nostro. Allora sì, questo ha più la forma di un catamarano. Il suo nome si chiama Joaquin Marie. Non è un gommone che trovi spesso in giro e tantomeno nei negozi, e comunque basta visitare il loro sito internet per dargli un'occhiata. Diverso dagli altri, ha sicuramente i ciambelloni più grossi, maggiorati, gli manca la punta e hanno messo questa tavola nera. In barca con me adesso è quello che mi porto sempre dietro, un secchio con delle esche, perché come abbiamo visto questa notte o comunque anche stamattina, per essere più veloci catturiamo il pesce, lo mettiamo nel guadino e in sicurezza poi andiamo a ricalare la canna, quindi abbiamo già la pastura che ci serve. Il guadino ovviamente, questo ha anche il manico che si allunga, giubbottino, bisogna averlo sempre dietro, è sempre un gommone, un ecoscandaglio. Questo è uno degli ultimi ecoscandagli che hanno fatto, è un Lorenz, batteria di ultima generazione, una Lipo 4, sono batterie molto leggere rispetto alle classiche batterie e comunque hanno delle prestazioni davvero molto molto elevate. Motore elettrico, questo è a variatore, quindi al contrario di quello dei ragazzi non ha marce, ma è diretta, praticamente a presa diretta. Sonda per il traduttore dell'ecoscandaglio e basta, questo è quello che mi serve per comunque calare le canne e per catturare i pesci quando mi partono. Ok Luca, un'altra cosa, se dovessimo consigliare a chi come noi ovviamente è ad un primo approccio con il gommone, consigli un gommone di questo tipo, un gommone tipo tender, o non ha importanza secondo te? Perché sai, molti magari si chiedono che tipo di gommone prendere. Sì, sicuramente bisogna guardare due aspetti fondamentali. Il primo è quello economico ovviamente, perché ci sono gommoni come questo che comunque costicchiano, quindi è capibile che per dei ragazzi giovani che vogliono approcciarsi a questa pesca, acquistare un gommone che costa dai 6 ai 1000 euro è un po' impegnativo. Seconda cosa, io dai 600 ai 1000 euro? Sì, okay. Seconda cosa, io guarderei comunque una persona dove pesca. Ovvio che se pesca su un grande lago, ovvio che se deve affrontare delle acque molto importanti, dovrà anche acquistare un gommone importante, di dimensioni importanti, no? Io per esempio avevo anche un gommoncino da 1,60 m, molto piccolo, però che lo usavo in piccole cave, in acqua ferma. Questo invece comincia a essere già un gommone un po' più grosso, quindi riesco ad affrontare anche acque un po' più difficili. Con un gommone del genere, un 2,20 m, tenendo conto che questo comunque ha più carico rispetto a un gommone normale, riesci anche a fare dei bei trasbordi. Io ho fatto dei bei trasbordi anche per stare via una settimana. Mi ricordo in Francia. Appunto, in Francia l'anno scorso con il mio amico Omar. E queste sono le due cose che io trai soprattutto in mente. Comunque, per cominciare, si trovano degli usati interessanti in giro. Io ogni tanto gli do un'occhiata e partirei comunque da 2,20 m, che comunque ti dà sempre sicurezza, anche in due ci stai. Ok, e per quanto riguarda, ovviamente sì, è normale, è una pesca molto diversa dalla pesca a lancio da riva, certo. Ma anche vivendola oggi per la prima volta, perché io e Cri, a parte al Wild Park, dove comunque non eravamo noi che guidavamo il gommone ma calavamo solo le canne,
Ci sono degli accorgimenti comunque da fare per quanto riguarda la pescata, nel senso, da riva siamo abituati a lanciare e scobrare sopra piuttosto che spombare o col barchino. C'è qualcosa che cambia e che si deve tenere in considerazione quando si esce col gommone e si va a calare? Nel senso, ti ho visto fare plumbing dappertutto praticamente ieri quando sei arrivato. Cioè, quanto conta essere precisi quando si va a calare sul gommone? Che cosa vai a vedere, esempio di questa pescata, nella riva opposta perché ti possa interessare lo spot, a differenza di un semplice lancio da riva? Beh, allora, al di là della distanza di pesca, in questo posto sicuramente ci sono ragazzi che riescono anche a lancio a arrivare alla sponda opposta, però con un gommone sei sicuramente molto più preciso e vedi le cose da un'angolazione diversa, cioè sei in acqua, quindi vedi con i tuoi occhi direttamente e anche grazie all'aiuto dello scandaglio comunque il fondale, e facendo plumbing con la canna prima di calare ti rendi realmente conto di dove stai pescando, di che fondale ti vai a trovare, no? Io ieri ho calato la canna sotto riva, l'ho calata vicino a un albero, ma con i miei occhi prima ho guardato e ho visto che comunque l'albero non era sommerso, non era spezzato, quindi aveva solo i primi rami che toccavano l'acqua. In questo caso ci potevo pescare vicino perché comunque sotto era abbastanza pulito, facendo anche plumbing, no? E questo a lancio non lo puoi fare, anche perché a lancio se sbagli di un metro sei oltre l'albero, se stai un metro più indietro magari, come ho visto, come abbiamo visto, c'è dell'erba e non peschi nel pulito, quindi sicuramente il gommone ti aiuta. Altro esempio, in questa cava qui, che tutti sanno che a metà lago ci sono degli ostacoli, ci sono degli alberi, ci sono delle legnaie, grazie al gommone tu puoi andare a recuperare i pesci, perché li vai a catturare dopo con le legnaie. Da riva sarebbe praticamente impossibile perché si incaglierebbero tutti. Quindi, cioè, per come la vedo io, questa è la pesca che mi piace. Anche perché, appunto, vedi la pesca in maniera diversa. È una pesca precisa. Sì, è una pesca precisa. Per carità, c'è qualcuno che ha lancio riesce a pescare preciso. Però, boh, non lo so. Col gommone siamo sopra l'innesco. Esatto. Esatto. Allora ragazzi, partenza a razzo, speriamo sia un attimino un po' più generosa rispetto alle altre. Da come la sento potrebbe essere qualcosa di carino, però come sappiamo, finché non sei sull'obiettivo non sai mai che cosa si cela sotto l'acqua. È il bello della pesca. Di certo la partenza è stata diversa da tutte le altre partenze che ci sono state, quindi fa ben sperare, ma può essere anche che sia la classica piccolina che parte forte. Esatto. Ok, andiamo. Adesso ho smesso di tirare, vediamo se sta venendo incontro. Eccola, mamma mia che testata che ha dato, che testata. E qui, caro mio, mi mangia sempre sulle mie essenze. Sì, accelerata con i salami. Salami, dico, salame sull'essenza lì è il top, però no, l'ho detto prima, infatti con la giocare a volte a calarla, l'ho dippata un attimo perché speravo di accelerare un po' i tempi, considerando che fa caldo e che è partita. Ok, adesso però finché non siamo sull'obiettivo, ragazzi, ok, sento che inizia a pesare un po' di più. Quanti tendifilo abbiamo qua? Uno. Uno. Ok.
Vediamo, dai, dai. Ah, pesucchia. Pesucchia, se ne sta andando tutta verso sinistra qui. Allora. Tutta verso sinistra, rallenta un attimo. Allora, fase. Fase delicata. Fase top. Fase delicata. La carpa adesso è arrabbiata. Allora, una regina, solita. Intanto lì è saltato un mostro. Ho accorciato il guadino. Adesso lo allungo. Ok, perfetto. Sono arrabbiatissime ste regine. E la carpa c'è. E c'è. E la carpa c'è. E la carpa c'è sull'essenza lì di pata salami. Che numeri, Cris, col salami. Signor, bene, vado a slamarla, me la porto di qua. La taglia, ragazzi, ovviamente di bagaggiolo non è enorme, quindi non possiamo aspettarci chissà che non cosa. Non siamo qui con la taglia, ma siccome siamo oggi... qua per pura esatto. esperienza. Ok, provare per credere, si vede il rosa del dip del Go Salami, quindi Cri non ha detto una bugia. Prendete le wrap, ragazzi. Eh sì, queste salvano. Salvano veramente. Ok, allora adesso sistemo la canna qua dentro. Perfetto. Mettiamo l'amo qua. Stacchiamo il guadino. Questo guadino, ragazzi, è comodo, non ne ho mai parlato, perché come vedete ha le aste retrattili e quindi diventa tutto molto compatto. Guardate. Tac. Eventualmente c'ho il terzo pezzo che è nascosto qua sotto, qualora si è incastrato un attimo. Io sopra. Ma guardate, tac, perfetto. Adesso andiamo a girare un attimo così la carpa e possiamo tornare a riva, Cri, quando vuoi. Allora, anche per me, no, anzi, anche per me è stata la vera prima e propria carpa, vero e proprio primo combattimento dal gommone, perché Christian a Well Park ha avuto la fortuna di farlo. Io purtroppo, se non avete visto il video, andatelo a rivedere. Il secondo giorno purtroppo ho avuto un problema e non sono andato, quindi Cri si è rifatto un altro combattimento. Emozione, perché comunque non sai mai che cosa c'è dall'altra parte e il combattimento dal gommone ti crea un po' di quell'adrenalina in più rispetto a quella che hai quando sei sulla sponda, perché devi far tutto con calma, devi essere concentrato, soprattutto se stiamo facendo dei video, quindi tieni, Christian sta guidando, sta tenendo il gimbal e quindi bisogna fare tutto bene, e questo è stata anche la scelta questa notte, sia per i combattimenti che ha fatto Luca, sia se appunto fosse partito qualcosa per noi, di non filmare, perché di notte col buio meglio non rischiare per una ripresa extra sul gommone. Quindi abbiamo montato una GoPro fissa là, chissà se è registrato, non si sa, vedremo le immagini e basta. Sono contento, anche se ripeto, la taglia qua è questa. L'anno scorso c'è stata anche una semina pesante di queste piccole regine che sono il futuro di questa cava, quindi ci sta. L'importante era prenderle, perché appunto prima volta col gommone per noi è ufficiale, perché l'altra volta non guidavamo noi a Well Park, ma c'era Samuele che guidava. Samuel. Salutiamo. E quindi è andato tutto ok, contenti, abbiamo fatto i nostri pesci. E vuol dire che abbiamo calato negli spot giusti, poi ovviamente il tempo è quello che è, non è che facciamo 3-4 giorni che allora abbiamo tanta disponibilità, però in queste neanche 24 ore circa qualcosa siamo riusciti a prendere, dai, bene, sono contento. Ok, oppa là là. Subito un po' d'acqua. Ok, allora ragazzi, questa non me la sarei mai aspettata, perché Cri ha fatto un innesco veramente stratosferico. Frutta con salami, il nuovo dip che hanno lanciato Chiana, ed eccola qua. Però sono belle, sono veramente belle, guarda che livrea che hanno e che colori.
sono veramente belle. Sono quelle che hanno immesso probabilmente l'anno scorso e stanno crescendo. Queste, ripeto, sono il futuro di Bagagiolo, quindi bisogna trattarle sempre bene. Anche se siamo alle prime armi, ragazzi, compriamoci una culla, un materassino, una sacca di rilascio e poi vengono le canne di qualità e i mulinelli di qualità. C'è sempre tempo a spenderli quei soldi, ma se non salvaguardiamo appunto queste piccoline, possiamo avere i mulinelli da 2000 e le canne da 3000, ma non pescheremo più niente. Bella cria, Sì. Bene, dai, la andiamo a rilasciare subito, allora. Bene, ragazzi, sessione conclusa. Intanto, subito, ringraziamo Luca perché è stato disponibile, ci ha insegnato tante cose, tante ve le ha trasmesse anche a voi e ci ha dato una mano, visto che per noi era la prima volta che provavamo a pescare con il gommone. Spunti ce ne sono, mi sembra, su sto video, quindi sì. Per chi vuole provare, affrontare, magari... Abbiamo cercato insomma di darvi quegli spunti magari basici che possono servire a tutti coloro che intraprendono questo nuovo, diciamo, modo di pescare, per chi è abituato sì, a pescare magari la riva come noi, quindi è un'esperienza nuova anche per noi. Luca, so, vuoi... Io vi ringrazio dell'invito. Siamo provati, poi abbiamo dormito poco. Siamo stanchi perché comunque fuori i gommoni con sto caldo. Io non ho dormito. Vi ringrazio dell'invito. Spero che queste cose che abbiamo detto, non entrando nel dettaglio, serviranno qualcuno in futuro. Esatto. E ci siamo divertiti, abbiamo certo. catturato diverse carpe. Sì, che poi ragazzi, in questo video avete visto i pesci. In realtà Luca ne ha fatti di più di pesci, solo che non li abbiamo mostrati tutti perché il video era incentrato su altro. Però gli diciamo che Luca ha fatto molti più pesci, quindi esatto. Sempre onore al merito. Non importa, ci siamo divertiti. No, beh, quel che è giusto no, è giusto. L'esperienza. L'esperienza paga, ragazzi, l'esperienza paga, ma... probabilmente io e Cri ci siamo anche chiesti se sbagliavamo qualcosa, ci siamo confrontati con Luca, i pesci li abbiamo fatti, quindi dove pescavamo era lo spot giusto, le esche erano buone perché usiamo sempre le solite esche. Infatti poi effettivamente abbiamo preso dove esatto. abbiamo calato, però esatto. diciamo che forse Luca è riuscito a trovare uno spot un po' più redditizio. Esatto, probabilmente l'occhio allenato di Luca, che usa il gommone parecchio, ha visto qualcosa che noi abituati a pesca da riva non vediamo, quindi esatto. onore al merito, i pesci li ha fatti Luca e io mi sono divertito comunque. Sì, è stata una bella esperienza. Più che altro perché ragazzi. La compagnia è ottima, quindi... Beh, faremo altri video ovviamente con Luca, lo vedrete ancora al nostro canale ovviamente, anche perché siamo amici, quindi capiterà ancora esatto. Video dove appunto faremo delle sessioni assieme. Questa è stata fatta più che altro per noi, per cominciare un po' a entrare nell'ottica dell'utilizzo del gommone, perché vorremmo fare più sessioni così sì. e anche ovviamente sapete che noi ci mettiamo sempre a nudo di quello che facciamo e di conseguenza speriamo che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Come al solito nei commenti, in descrizione qui sotto ragazzi, potete iscriverci sempre nei social, anche social di Carraro, l'attrezzatura che usiamo come sapete certo. nella descrizione. In questo video, se Luca sarà disponibile, vi risponderà. Se avete qualche domanda in merito a questo video da fargli, potrà ovviamente rispondervi nei commenti. Che io dire? Volevo solo dire una roba, io rispondo sempre a tutti, ecco, quindi è quasi impossibile che non risponda a qualcuno. Perfetto, esatto, bene, quindi approfittate ragazzi. Io volevo solo dire una cosa, come avete visto non abbiamo fatto troppi teatrini sullo sponsorizzare l'utilizzo del salvagente. Abbiamo solo detto una volta in questo video, proprio perché deve essere una cosa matematica e non deve essere Crimax o Luca Carraro a dirvi usate il salvagente. Lo diciamo adesso in chiusura, utilizzatelo perché salva la vita. Capisco che è fastidioso, capisco che va sopra la magliettina figa, ma vi salva la vita, quindi esatto. noi l'abbiamo sempre indossato, anche se avete visto, notare, ragazzi.
Non vuol dire nulla. Esatto, basta, non vi abbiamo fatto paranoie, discorsoni. Sapete che va messo, punto. E basta. Basta, perché vi salva la vita e a casa c'è qualcuno che vi aspetta. Ragazzi, vi do appuntamento a un nuovo video. Noi ci vediamo come al solito. Da Climax è tutto con Luca Carraro. Ciao ragazzi. Un saluto a tutti voi. Ciao.